Il single player è morto, viva il single player. Ogni volta ritorna a cadenza regolare questa domanda, questa questione, in base agli annunci che vengono fatti, no? L'ultimo Call of Duty Black Ops 4, che non avrà la campagna single player classica, si concentrerà sul multiplayer, sulla modalità zombie e Blackout, questa nuova modalità battle in stile Battle Royale che abbraccia un po' la tendenza del momento, ma degli ultimi mesi in realtà, se non nell'ultimo anno e mezzo, due anni. Quindi comunque ci sta. Perché ci sta? Perché, parliamoci chiaro ragazzi, tutti noi Matusa, grandi appassionati della serie, da tempo immemore, dei Medal of Honor e di tutto quello che c'è stato prima di Call of Duty, abbiamo sempre giocato la campagna single player per una questione di affettiva, no? Di voler provare queste poche ore, sempre meno, un'esperienza fatta e finita, ambientata in un contesto storico riprodotto soprattutto in maniera spettacolare, non sempre, non tutti i capitoli, ma comunque un'esperienza breve ma intensa. Però se poi si vanno a vedere le statistiche, Call of Duty oramai sono anni che è un titolo multiplayer, un titolo che si gioca contro, con altre persone, ed era un'evoluzione naturale, soprattutto nel momento in cui magari un prodotto che viene lasciato nel mercato, viene lanciato sul mercato ogni anno, anche se poi si alternano gli sviluppatori, non ce la fa a produrre una campagna single player degna di questo nome e si può concentrare ancora maggiormente sul rendere il resto interessante, soddisfacente, eccitante, coinvolgente per tutti i vari giocatori, ecco. Quindi per me non è un sinonimo di un accantonamento o di una direzione verso la tomba per quanto riguarda il single player. Semplicemente è vero ed è giusto che ci siano sempre più diversificazioni di generi e anche di tipi di esperienze, proprio talvolta forse totalitarie, assolute, verso un'esperienza single player e verso un'esperienza multiplayer. Questi ibridi che propongono entrambe le cose fanno sempre più fatica, al di là dai grandi esempi come può essere Grand Theft Auto 5, che ha venduto 50 milioni di copie probabilmente per il solo single player e ci ha regalato comunque un'esperienza interessante, appassionante, più o meno eccezionale. Dall'altro poi con GTA Online ancora oggi sta raccogliendo tantissimi soldi, facendo giocare tantissime persone, quindi rappresenta la sintesi perfetta, il bilanciamento perfetto tra i due componenti. Poi abbiamo God of War ci dà l'ennesima testimonianza che la gente ha fame, proprio fame, tantissima fame di esperienze single player appassionanti, con una grande narrativa, coinvolgenti, che comunque durano il giusto, che si possono rigiocare per gli extra o per platinare, per ottenere i 1000 punti obiettivi, per semplicemente rivivere l'esperienza. Abbiamo Detroit, che anche qui è ancora più accentuata, The Last of Us, soprattutto chiaramente per quanto riguarda Sony, che in questa fase sta facendo sfacelli, ma la stessa Nintendo si sta, è quasi come se si stesse affacciando oggi al mercato dell'online con Mario Tennis Ace, che ti permette di fare dei tornei, ma Super Mario, Zelda, Rabbids, comunque sono grandissime esperienze single player alle quali Nintendo poi aggiunge quel cooperativo, quel multiplayer che in realtà propone dallo specchio dei tempi il Mario Kart o lo Splatoon. Splatoon si aggiorna un po' ai mezzi odierni, però comunque con un concetto molto più rilassato, molto più divertente e meno competitivo rispetto allo stesso Call of Duty o agli sports, che sono un'altra cosa che si sta affermando molto di più, con l'Italia sempre nelle retrovie, ma anche qui qualcosa si muove. Ne ho parlato insieme ad esempio a Antonio Iodice nel Late Show dei Poveri. Quindi grande diversificazione ragazzi, solo questo, non c'è bisogno di fare frasi altisonanti per dover dire che il single player sta morendo oppure non è vero, forza single player, forza multiplayer, c'è di tutto di più. E mai come oggi, secondo me, c'è una così tanta varietà che permette alle persone di giocare quello che si vuole. Poi qui rischio di ripetere alcune cose che ho detto in un precedente podcast, però è così. Nel senso che oggi, al netto del fatto che magari qualcuno si è stufato di videogiocare, io comunque ho 37 anni, ci gioco da 32,
I miei avevano il Commodore 64, quando io avevo 5 anni l'hanno comprato e da lì mi sono innamorato. Loro si sono fermati praticamente al Commodore 64 e io ho continuato, ho portato alta e avanti la bandiera. E ci sta una fase di stanca, ma una fase di stanca che riesci a contrastare appunto fermandoti un attimo, cambiando genere, giocando, passando dallo sportivo. FIFA e PES hanno rotto le palle, giocate un altro titolo. Gli FPS vi hanno rotto le palle, giocate un altro genere. I GDR vi hanno stufato, provate i JRPG e viceversa. Ecco, giocate online in competitivo o in cooperativo. Giocate un po' su mobile, ecco, c'è così tanta varietà che semplicemente possono essere condizioni personali, ma non condizioni di mercato. E tra le altre cose, a favore del single player, sono quelle tipi di esperienza, sono quei tipi di giochi che smuovono maggiormente il mercato. Perché il multiplayer, il battle royale, il gioco free to play con le microtransazioni tendono ad arricchire soprattutto il singolo sviluppatore. Sono una macchina fabbrica soldi incredibile, purtroppo non c'è niente che riesce a fare più soldi rispetto a queste esperienze. Però sono statiche, sono cose, sono indotti statici. Epic con Fortnite diventa straricca, ma solo e soltanto Epic. Il gioco single player è un gioco che per antonomasia si finisce, si rigioca una settimana, due, tre settimane, un mese, due mesi se volete, eccetera, e poi si ripone nel cassetto, si mette nel mercato dell'usato e si compra e lascia spazio al prossimo gioco da comprare. Quindi c'è il mercato dell'usato, al di là di quelli che ci marciano, c'è il mercato del ricambio, perché uno compra più giochi nell'arco. Io immagino che un giocatore single player nell'arco di un anno compra 12 giochi, 6 giochi. Un giocatore multiplayer magari si fissa su Overwatch, si fissa su Fortnite, su PUBG, su Diablo 3 ancora, e ne compra un gioco all'anno, due giochi all'anno, vedete? E questo è il mercato, si smuove di meno, arricchisce pochi, dando fastidio tra virgolette, oppure impoverendo molti. E quindi il single player esiste, esisterà, perché è il motore del mercato, il motore del cambiamento del mercato, che fa girare l'economia. Poi ci sono esperienze, dicevo prima, bilanciate. Rockstar ne frega niente, vende 1 miliardo di giochi per chi vuole giocarlo single player e fa un sacco di soldi con GTA Online. E la stessa cosa succederà con Red Dead Redemption. Avrà una grandissima esperienza, si spera, ma comunque sarà grandissima in termini contenutistici, esperienza single player, e poi evidentemente camperanno per 4-5 anni sulla parte multiplayer, su tutto quello che c'è da aggiornare nel corso del tempo. Ecco, però ripeto, ecco, la situazione è fantastica. Chiaro, meno innovazioni. Dov'è la fisica? Dov'è l'intelligenza artificiale? Speriamo che vengano portate in dono dalla prossima generazione di console, o quello che sarà il prossimo aggiornamento hardware del PC, delle tecnologie, dei tool di sviluppo, no? Delle librerie di sviluppo. Sì, vero, c'è una stanchezza in tal senso, innovazioni, si punta soprattutto a risoluzione, frame rate, super grafica, un po' meno la sostanza, ma ricordiamoci che c'è quel mondo indie che sembra essere un termine stupido, un termine, come dire, che abbassa qualità, ma non è, anche Gameplay Café è indie, ma comunque si può parlare di argomenti di qualità. Chiaro, non si possono fare i fuochi d'artificio su Gameplay Café in termini di montaggio, diversità, viaggi all'estero, però magari un argomento può essere trattato alla stregua di un sito che ha milioni di accessi, e quindi viceversa un gioco indie può regalare un'esperienza, un coinvolgimento, un'emozione al pari di The Last of Us, fatte le dovute proporzioni a livello tecnologico, fatte le dovute proporzioni a livello di bravura, perché poi comunque The Last of Us, al di là di essere un titolo che decappato, che viene sostenuto da un sacco di soldi, questo permette non soltanto di fare cose strafighe a livello tecnologico, ma anche di assoldare grandi sceneggiatori, grandi scrittori, animatori, tutta roba che poi contribuisce a fare belle cose. E poi l'ho detto anche in un altro podcast, poi ci sono le vie di mezzo, tipo Hellblade di Ninja Theory, che comunque è quel titolo indie, sviluppato indie, che ha velleità da AAA, da grande titolo, comunque
maschera tante cose fighe e sembra davvero essere un titolo di alto spessore, forse per i combattimenti ti rendi conto che lì hanno voluto raccontare una storia molto bella, ma chiaramente anche perché magari avevano poche risorse per fare un grande combat system e renderlo molto stratificato come può essere quello di un God of War, ecco. Però questa è la situazione, quindi il single player non è morto, non è vivo, ha i suoi alti, ha i suoi bassi, Sony ci sta puntando tantissimo con le esclusive, con queste esperienze che sono frutto di 10-20 anni di sviluppo, di acquisizione dei team, di risorse date, di vendite di successo. Microsoft punta sui servizi, perché poi abbiamo tutta la parte dei servizi, ragazzi, che è fighissima, il Game Pass, l'uniformità col PC, le esclusive disponibili da subito da un lato e dall'altro. Poi mi immagino anche dell'influsso nel mercato di nuovi titoli, nuove proprietà intellettuali, perché Microsoft ha capito che vendono un sacco. E poi il PC che fa storia a sé, però che ti permette comunque di alimentare il mercato anche del basso prezzo, delle scontistiche, dell'assenza di royalties, di piattaforme quali Steam e GOG, che comunque sono una figata e sono semplici da fruire. E loro in realtà hanno abbattuto l'usato dallo specchio dei tempi senza che nessuno si lamentasse, perché l'hanno fatto bene. E poi se andiamo sulla musica, Spotify, iTunes e compagnia. Quindi, cioè, ecco, cioè, io sono sempre contento, appassionato ed eccitato di questo mercato. Al netto delle stanche, ma lì tanto prendo il mio backlog e gioco. Che gioco? Persona 5 o gioco FIFA, un'altra volta FIFA World Cup adesso che è uscito? Sta a me scegliere. Se a me FIFA World Cup oggi mi dà noia perché gioco tutti sportivi e non ce la faccio più, vorrei l'ingresso nel mercato in un terzo competitor, anche che faccia qualcosa più arcade, più tipo Virtua Striker, European Club Soccer, Sensible Soccer, Goal o quello che è, allora gioco, rigioco Persona 5 o gioco della roba che non ho mai giocato, ecco, quella è la figata. Però io, lo vedete, sono troppo contento di parlare di videogiochi, condividere, giocare ai videogiochi. Quello che mi manca, come tutti voi, è il tempo. Sto dannato tempo, certe volte dici, porca vacca, cresco, studio, lavoro, c'è una famiglia, e porca vacca, vorrei giocare di più, ma più che altro senza sacrificare poi il tempo libero, tutte le altre passioni, tutto il prossimo, fidanzata, fidanzato, moglie, marito e quello che è. Però l'equilibrio si trova sempre. Gameplay Cafè sta qui anche per condividere questa passione insieme a voi, quindi quello che posso dirvi adesso è che il single player non è morto, non è vivo, il multiplayer è ok, Battle Royale, gli sports, tutto in grande espansione, e quella che c'è sempre è la capata in bocca. Ciao ragazzi.